Se cresce la violenza, non sappiamo che fare. Allarme dei caschi blu in Costa d'Avorio. Mentre il livello d'allerta continua a montare, la missione di pace dell'ONU accusa d'ostruzionismo l'esercito che le avrebbe impedito di verificare la presenza di una presunta fossa comune, spia di un muro contro muro che allarma i rappresentanti delle Nazioni Unite per le sue possibili conseguenze. Nell'ambito del nostro mandato disponiamo di procedure per far rispettare la volontà popolare con mezzi pacifici. In caso di scoppio della violenza non sapremmo però davvero che fare. Sempre più orientata verso l'intervento armato, la comunità economica dell'Africa occidentale aumenta intanto il suo pressing su Gbagbo. Nuove misure contro la crisi, la formula ufficiale all'ordine del giorno del secondo round di negoziati al via domani. Sordi a ogni minaccia, i fedelissimi di entrambe le fazioni preparano anzi l'offensiva. Tenersi pronti ad assaltare il quartier generale di Ouattara, l'ordine impartito ai militanti di Gbagbo. Scintilla che molti temono potrebbe dar fuoco alle polveri, incrinando un equilibrio ormai fragilissimo.